Nicolò, ho due compiti per te addirittura. Allora, il primo ci devi spiegare invece le piattaforme di lending, perché finora abbiamo parlato di piattaforme di equity, però esistono sul mercato anche piattaforme lending. E in più tu sei rappresentante di una piattaforma che fa della sostenibilità, no, del green, Il il cardine. proprio elemento cardine. E anche stamattina, nell'intervento che è stato fatto da Aifi, a un certo punto è stato introdotto questo simbolo, no? Questo acronimo ESG, Environmental Social Governance. Tutti parlano di sostenibilità in televisione, sui giornali. La sostenibilità è un mantra, quindi spiegaci un po' meglio perché tutti sono attenti al tema della sostenibilità e perché investire in un progetto sostenibile sia per un imprenditore sia per un investitore può essere una cosa desiderabile. Allora, grazie Giancarlo. Cerco di dare una risposta unica ad entrambe le domande. Allora, prima di tutto, ormai si sente parlare di sostenibilità ovunque, soprattutto da un paio d'anni a questa parte. Ma sostenibilità di per sé è una parola che vuol dire niente e vuol dire tutto. Applicare atteggiamenti sostenibili nei confronti del nostro pianeta allora ha un significato in più. Perché oggi avere degli atteggiamenti sostenibili nei confronti del nostro pianeta, quindi essere, diciamo, consapevoli del fatto che il nostro pianeta è uno solo e uno rimane, deve essere alla base secondo me, del cardine della società. Oggi applicare atteggiamenti sostenibili, mentre prima si diceva, ma cosa sarà mai? I cambiamenti climatici non sono un pericolo. Poi si è passati a dire, ma forse applicare atteggiamenti sostenibili sta diventando una necessità. Adesso, da un po' di tempo a questa parte, è diventato un dovere. Da qui l'interesse generale ormai di aziende, delle persone, ma anche dei governi stessi ad applicare atteggiamenti positivi, atteggiamenti che facilitino gli atteggiamenti positivi nei confronti del nostro ambiente. Noi, tra l'altro, faccio un inciso, proprio in questi giorni, come piattaforma, stiamo scrivendo una guida che chiamiamo appunto Sempre Verde, che spiega in un certo senso quali sono le reali possibilità della green economy. Quindi il primo motivo per cui una PMI, che non sia solo PMI, ma per cui diciamo chiunque deve rivolgersi alla sostenibilità ambientale è un cambiamento generale del proprio mindset, quindi un cambiamento proprio di mentalità. Inoltre, una PMI deve investire nella sostenibilità o deve avere comunque atteggiamenti sostenibili per mille altri motivi, ad esempio per posizionamento del brand. Adesso noi, io guardate, vi sto leggendo anche appunto quello che abbiamo scritto nella nostra guida sul brand, il prodotto, innovazione, clienti, investitori, fornitori stessi. Diciamo, è un pacchetto che contiene tantissimi concetti all'interno. Quindi, sicuramente bisognerebbe parlarne probabilmente per giorni. Noi che cosa facciamo? Noi siamo una piattaforma di lending crowdfunding nel settore della green economy. Io, premetto, sono un ingegnere energetico nucleare, quindi non vengo dal mondo della finanza. Il nostro gruppo di lavoro invece è composto da persone che vengono dal mondo della finanza, ma anche dal settore ingegneristico, e noi ci occupiamo di prestiti ad imprese che hanno come proprio obiettivo quelli appunto di applicare atteggiamenti sostenibili. In che modo? Andando ad esempio installare impianti fotovoltaici, andando a ridurre i propri consumi energetici o andando a produrre energia in modo più responsabile e in modo più razionale. Quindi la nostra piattaforma, diciamo, i nostri utenti stipulano dei prestiti chirografari con le società proponenti che propongono ai nostri utenti dei progetti, adeguatamente selezionati ovviamente da noi, dalla piattaforma, tutti nel settore della sostenibilità. Quindi da un lato abbiamo società che sono PMI, che possono essere utility, che può essere sempre e solo persone giuridiche, mai persone fisiche. Dall'altro abbiamo invece persone fisiche, ma investitori istituzionali e non, che prestano capitali a queste società, siglando dei contratti di finanziamento chirografario. Singolarmente, ognuno di essi va a siglare un contratto di finanziamento chirografario. Questo
Questo è, diciamo, il lending crowdfunding, che quindi l'investitore non diventa socio, ma presta del denaro, presta dei capitali. È libero di prestare nei progetti che più desidera, è libero di prestare l'importo che più desidera. Ovviamente, prima l'investitore deve leggersi tutta la documentazione che la piattaforma e ovviamente la società proponente mettono a disposizione. Assolutamente, poi noi siamo molto trasparenti sulle informazioni che pubblichiamo sulla piattaforma, anche perché deve essere anche questo il cardine principale per permettere ad un investitore di investire. Trasparenza. Deve essere in grado di, si legge tutta la sua documentazione e poi decide se prestare o meno denaro, a fronte di un tasso di interesse che è appetibile. Ovviamente, sì, anche questo è capitale di debito, ma è un capitale un po' più, sicuramente più rischioso, perché in alcuni casi sono garantiti i finanziamenti, anche se dipende dalla forma di garanzia. In altri no. Ovviamente l'investitore lo deve sapere, ha la possibilità di differenziare moltissimo su queste piattaforme i propri investimenti, perché da una singola piattaforma può prestare, fare dei microfinanziamenti a più società differenti, andando appunto ad abbassare anche il rischio del proprio investimento. Non so, ecco Giancarlo, se avevi qualche dubbio, qualche altra domanda sul come funziona appunto il crowdlending. No, direi che sei stato molto sintetico, quindi sicuramente la tua piattaforma è focalizzata su tipologie di progetti che sono quelli che ci hai detto. Poi ci sono anche altre piattaforme più, diciamo, ci sono piattaforme lending in Esatto. ambito immobiliare, ci sono piattaforme invece più trasversali. Ecco, chi sono i tipici finanziatori? Chi è che finanzia campagne di questo tipo? Sono piccoli risparmiatori o anche investitori, diciamo, più sofisticati? Allora, consideriamo il fatto che noi siamo comunque una piattaforma nata da poco tempo. Noi abbiamo lanciato i primi progetti a dicembre 2019, neanche un anno. Ci sono piattaforme che invece il mercato, essendo è nato in Europa ormai un po' di anni fa, soprattutto in altri paesi europei, è molto più avanti rispetto a noi. Cito Francia, Inghilterra, per esempio, in cui queste piattaforme sono ormai rodate, già funzionano e hanno permesso di finanziare, si parla di miliardi di euro alle società richiedenti. Quindi troviamo piattaforme che sono assolutamente rodate da anni, hanno fatto finanziamenti, hanno, diciamo, concesso finanziamenti, i loro finanziatori hanno concesso finanziamenti per miliardi di euro, e in queste piattaforme noi troviamo anche investitori istituzionali di grande livello, anche banche, per esempio. Ad esempio, per citarne una piattaforma che, tra l'altro, saluto Sergio Zorchi se ci saluta, October è una delle piattaforme più grandi in Europa di finanziamenti a PMI. Loro hanno anche investitori istituzionali che finanziano con cifre importanti le società richiedenti. Dall'altro lato, altre piattaforme più piccole, che magari anche quelle un po' più verticalizzate, come ad esempio la nostra, come quelle nel settore immobiliare, hanno all'interno sì investitori istituzionali, anche se, ripeto, sono tutte piattaforme, quelle italiane, nate poco tempo fa, quindi secondo me è proprio agli albori il mercato del crowdlending in Italia. Quindi queste piattaforme hanno investitori, piccoli investitori istituzionali, dai fondi di investimento, dai family office, ma tanti, io parlo per noi ad esempio, tanto crowd, quindi tanti piccoli risparmiatori italiani che finanziano queste società, andando a differenziare i propri investimenti in queste tipologie di piattaforme. Noi, come appunto dicevi prima, siamo focalizzati nel settore della green economy. Green economy, che anche qui dire green economy è dire tutto e è dire niente. Noi lavoriamo nel settore dell'efficienza energetica, perché tutto il nostro team proviene da quel mondo, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile. E anche questo in Italia è un mercato estremamente complesso e fatto di mille sfaccettature, dove ci sono tantissime società differenti che offrono servizi differenti, perché comunque il mercato di per sé è un mercato complesso e che dà anche tante opportunità, tantissime opportunità. Ma anche, faccio un esempio, nel mercato del green economy, dell'energia ci sono anche le grandi utility che producono, almeno si stanno convertendo, pian pianino alla produzione di energia verde. Io mi ricordo fino a un po' di anni fa, prima dei primi conti energia, l'impianto fotovoltaico, se noi chiedevamo prima degli anni 2002-2003 che cosa fosse, in pochi lo sapevano. E non è tanto, tanto tempo fa.
oggi di impianti fotovoltaici si parla veramente di numerosi gigawatt installati in Italia. Ecco, ti voglio fare una domanda anche qua molto concreta. Supponiamo che ti hanno ascoltato, quindi qualcuno ti ha ascoltato in diretta oppure ti ascolterà una volta registrato e dirà: beh, caspita, potrebbe essere interessante. Quindi invece che chiedere un finanziamento a una banca, provo a chiedere un finanziamento su un portale. Come funziona? Da chi si va? Allora, innanzitutto, ovviamente dopo aver contattato il portale, sicuramente il portale inizierà a richiedere una documenti, tendenzialmente visure, bilanci, centrale rischi e centrale rischi. Noi collaboriamo appunto con la piattaforma Upstart, che Giovanpaolo che ha presente anche lui, il quale, diciamo, col quale collaboriamo per quanto riguarda l'analisi creditizia della società, perché ovviamente la società, oltre a richiedere il finanziamento, deve essere anche in grado di ripagarlo. Easy Fintech, perdonami. Deve anche essere in grado di ripagarlo il finanziamento. Quindi bisogna andare ad analizzare, la prima analisi che viene fatta su questa società è un'analisi prettamente sul merito di credito. Quindi questa società deve essere in grado di ripagarlo il finanziamento. E tantissime piattaforme hanno automatizzato questo sistema, che permette di ottenere una risposta: sì, ti finanzio, no, non ti finanzio, in brevissimo tempo. Infatti, al primo sondaggio che era stato fatto, io ho risposto: la cosa più importante per questo tipo di piattaforme, secondo me, è la velocità di erogazione dei finanziamenti. Perché oggi le banche sono veramente tra finanziamenti Covid, e io parlo nel nostro settore, ecobonus e quant'altro, le tempistiche sono veramente, veramente lunghe per ottenere un finanziamento. In queste piattaforme ti permettono di avere una risposta in tempi veramente, veramente rapidi. In secondo luogo, ovviamente, la società proponente dovrà avere un progetto valido, perché non si va a finanziare tendenzialmente questa società, almeno noi come piattaforma, non andiamo a finanziare la società in generale, ma finanziamo un progetto della società che deve essere valido e deve sostenersi economicamente. Quindi noi andiamo ad analizzare la sostenibilità finanziaria del progetto, business plan, e la fattibilità o meno, e la capacità anche del proponente di realizzare questo progetto. Io parlo per noi, ovviamente. Altre piattaforme invece, che fanno prestiti più generalisti alle società proponenti, analizzano sì, ovviamente, il progetto, perché sotto ci deve essere un progetto concreto. Poi però magari danno più risalto all'analisi del merito di credito. Bene, ti ringrazio.